Il news è presentato da Tiziano Garrese, Made in Italy, a Fano, in via Giorgi. È scomparsa da ieri pomeriggio, sembrerebbe dopo una lite con il marito, una quarantenne moldava residente a Piobbico. Sulle sue tracce i vigili del fuoco di Pesaro e Cagli, il corpo forestale della provincia di Pesaro Urbino e i carabinieri di Piobbico. Quest'ultimi stanno avviando un'inchiesta per capire quali possono essere state le cause della scomparsa della donna. Caccia al ladro a San Lorenzo in Campo. I carabinieri hanno braccato e arrestato un 34enne di Mondolfo che aveva rubato dei soldi in un'auto parcheggiata nel garage di una villetta. L'uomo, resosi conto di avere i militari alle spalle, si era chiuso in un bagno di un bar della zona, gettando il bottino nel water. I carabinieri hanno sfondato la porta a spallate e lo hanno arrestato. Il consigliere regionale Mirko Carloni firma un'interrogazione per avere chiarimenti sulla richiesta del neo direttore di pediatria di Fano, Leonardo Felici, di trasferire le pazienti di età gestionale inferiore alle 35 settimane e i neonati con peso inferiore ai 1800 grammi da Fano a Pesaro. È una decisione che non ha alcun senso, spiega Carloni. Il centro di pediatria di Fano è tra i più qualificati. Dallo scorso weekend le tre sale del Politeama e quella del Malatesta hanno adottato un sistema di proiezione digitale. L'addio alle vecchie pellicole non dispiacerà agli appassionati del grande schermo, in quanto il cambiamento permetterà sia un notevole miglioramento della qualità, soprattutto nella definizione delle immagini, sia un aumento di film proiettati. Il news è stato presentato da Tiziano Garrese, Made in Italy, a Fano, in via Giorgi.